presso la sala teatro di Via Bastioni, da poco intitolata Nel ricordo del Teatro San Genesio, si è tenuto il secondo appuntamento del percorso Giovediamoci, i giovedì culturali del progetto Avanti, promosso dall'Unità Operativa di Salute Mentale dell'ASL Salerno, durante il quale è stato presentato il libro della scrittrice salernitana Valeria Saggese, dal titolo Parlesia, la lingua segreta della musica napoletana, edito da Minimum Fax e arricchito dalla prefazione del giornalista Gino Castaldo. La parlesia è un gergo carbonaro segreto utilizzato prima dai musicanti, posteggiatori, quindi musicisti erranti, poi preso anche da tanti musicisti. In realtà il mio intento non è quello di svelare una lingua segreta, anche perché era un po' stata usata anche nel cinema, ma soprattutto nelle canzoni dei musicisti stessi, bensì attraverso un linguaggio, perché noi sappiamo bene che dietro un modo di parlare c'è un modo di vivere, un costume, una tradizione, c'è anche un modo di suonare. Ed era un modo per raccontare tante sfaccettature che erano un po' più oscure di tanti artisti che hanno fatto la storia del nostro paese, la storia di Napoli e ovviamente la storia della nostra cultura. La Saggese si è affidata per la stesura del suo libro alle testimonianze dirette di alcuni tra i più grandi protagonisti della musica napoletana contemporanea, da James Senese a Enzo Gragnaniello, da Eugenio Bennato a Fausta Vetere, passando per Tullio De Piscopo, Gigi D'Alessio e Valentina Stella, per arrivare fino alle nuove leve come Clementino e Newt, tutti accompagnati sempre dallo spirito guida di Pino Daniele. L'intento degli operatori dell'OSM è quello di perseguire il benessere della psiche tramite anche la promozione e la prevenzione attraverso la produzione e la fruizione artistica, non più esclusivamente attraverso la cura della malattia. Nasce così il progetto Avanti, nella speranza di riuscire ad avviare percorsi di integrazione, inclusione e apertura all'esterno di luoghi di cura fino ad ora chiusi, in modo da avviare un proficuo dialogo con il territorio. Il progetto Avanti si fonda su un gioco di parole. Avanti significa due cose. Avanti significa andiamo avanti, questo è evidente, quindi andiamo oltre quelli che sono i nostri confini, la nostra zona di comfort, ma significa anche un'altra cosa. Avanti è la parola che si dice quando si vuole che una persona entri all'interno di una casa, all'interno di un'istituzione, all'interno di un edificio. Allora, questo gioco di parole ha il senso di voler andare avanti noi, superando quelli che sono i nostri confini, ma ha il senso di voler fare entrare le persone all'interno delle istituzioni della salute mentale, ha il senso di voler portare dentro la società civile, ha il senso di farci inondare dalla società civile che con la sua olio fertilizzante possa in qualche modo migliorarci. E in qualche modo speriamo che migliorando noi possa migliorare anche la società in un rapporto di univoco, quindi riuscendo a fecondare anche noi nella società una dimensione culturale che è ancora gravata dallo stigma. Durante la presentazione hanno dialogato con la scrittrice, il direttore dell'OSM Salerno, dottor Germano Fiore, e Umberto Flauto, vicepresidente della cooperativa sociale Laboratorio dei Pensieri Scomposti, coorganizzatrice dell'evento. La conversazione è stata intervallata dalla lettura di alcuni brani del libro da parte dell'attrice regista Ancora tutto da Anna Nisi Vot. scoprire. La parlesia è un gergo che conta circa 200 parole, ma quelle usate davvero sono anche di meno. Gli argomenti trattati sono principalmente tre: domo, soldi e musica.